Benvenuti per questo nuovo video nel quale andremo a parlare non solo di manga ma anche di ferre e regole morali. Ebbene sì, perché questa settimana in collezione è arrivato un numero che ha fatto un po' saltare il banco, che è infranto o quasi infranto entrambe le mie regole auree. Prima di partire, iscrizione al canale, likeino che ci sta sempre a fagiolo quando si parla di manga e vediamo quali sono queste regole auree. Ovviamente parliamo di restrizioni che hanno un carattere, se vogliamo, anche economico, ma soprattutto morale. Vi spiego perché. La regola numero 1 recita che non si comprano mai, dico mai, due volumi uguali. Si sceglie regola o variant, si sceglie un'edizione piuttosto che l'altra e non si prendono duplicati. Quei soldi è meglio sempre investirli in qualcosa di diverso per allargare il panorama delle nostre letture e delle nostre conoscenze. Regola 2 è forse la più importante: fare in modo che gli acquisti non superino mai le reali capacità di lettura. Questo è un mal comune, ne sono sicuro. Qui c'è una pila interminabile di manga bellissimi che aspettano solo di essere letti e questa pila non fa che aumentare. Allora, a che cosa non ho resistito? Che cosa mi ha fatto rompere questo giuramento? Junji Ito con Love Sick Death. Love Sick Death è stato di recente riproposto nel nostro paese proprio da J-Pop in questa meravigliosa collana, la Junji Ito Collection, che chi mi segue saprà che adoro particolarmente per l'impatto grafico che ha nella libreria. Ed in particolare questo non è il volume regular, ma è una variant denominata Horror Pop Variant che era disponibile solo presso 5 fumetterie in Italia. Fumetterie che adesso io a memoria non ricordo, ma che se trovo da qualche parte ve le lascio in descrizione. Quindi capirete che ci siamo trovati di fronte ad una coincidenza astrale clamorosa. Uno dei miei autori preferiti, una delle mie collane preferite, uno dei miei titoli preferiti in edizione variant. Chi ha già avuto modo di vedere il mio video dedicato proprio al maestro dell'horror giapponese sa che posseggo già questa copia di Love Sick Death nella sua precedente versione proposta in Italia da Hikari. Questo è un volume gigante, bellissimo, ho apprezzato tantissimo il formato, anche perché, come dissi a suo tempo, è sicuramente uno dei più rappresentativi per quello che è il tratto di questo incredibile mangaka. E vi mostro qualche tavola per spiegarmi meglio. Qui abbiamo il bel tenebroso, queste figure spettrali perse nella nebbia. Guardate che tratto incredibile e quanta cura c'è anche nello sfondo. Guardate che tavola opprimente. E soprattutto guardate quanto è grande questo vecchio volume Hikari. Inoltre questo volume resta, a mio avviso, straconsigliatissimo anche per chi approccia per la prima volta le opere del maestro. Infatti troviamo la storia principale, Love Sick Death, che è ben strutturata, ha tutta una serie di capitoli che permettono di empatizzare con i vari protagonisti della vicenda, cosa che è abbastanza rara per quanto riguarda le raccolte di Junji Ito. E al termine del volume abbiamo tutta una serie di racconti autoconclusivi che però sono di un buon livello. Ovviamente, se vogliamo soffermarci proprio sulla storia principale, soffre un po' dei classici difetti che ritroviamo un po' in tutte le sue opere. Junji Ito avrebbe avuto bisogno di affiancarsi a qualcuno che fosse in grado di scrivere una storia magari anche più articolata e con un finale un filino meno scontato, tutto qua. Però lo si ama lo stesso. Ora, perché all'inizio del video vi ho detto quasi infranto le regole? Per due motivi. Sia perché la lettura è come sempre molto molto veloce, punta molto sull'impatto grafico delle tavole e meno sui dialoghi, quindi non è una lettura che vi impegnerà molto tempo. E poi, cosa più importante, questo volume è stato recuperato proprio da un mio amico Alessandro, che ringrazio, che si è trovato nei pressi di una delle 5 fumetterie che lo aveva in esclusiva e me l'ha gentilmente consegnato.
qualora fossero però già andate esaurite, non c'è problema, il volume standard va più che bene, anzi vi lascio qui un'immagine anche perché l'ho trovato graficamente molto appetibile, ma non lo prendo un terzo, tranquilli, e che quindi potrete agilmente accavarrarvelo da Monti Parallele Racconate con il mio codice sconto, ad esempio. Sarebbe cosa assai gradita. Bene, come promesso, era un video rapido, quindi direi che ci siamo detti tutto. Anzi no, vi mostro ancora un'altra tavola. Guardate che spettacolo. Prima di chiudere, qualora non l'aveste già fatto ad inizio video, iscrizione al canale, likeino, commentino, ci sta sempre bene. E per favore non accettate caramelle agli sconosciuti, nemmeno a Luca Comics. Arrivederci a presto per un nuovo video. Ciao.